Dal Canto lo aveva previsto e così è stato. La gara con l'Albissola è stata insidiosa e difficile da sbloccare. L'Arezzo contro la squadra di Fossati ha dovuto aspettare non poco prima di trovare quei gol che la riproiettano al secondo posto in classifica. La terza gara in 6 giorni ha indotto Dal Canto a far riposare Serrotti, Persano e Basit con l'inserimento di Tassi e Bruschi. Primo tempo con quasi nessuna occasione, nella ripresa entrano Serrotti e Persano e la musica sembra cambiare. È ancora una volta l'attaccante su assist di Belloni a sbloccare una gara sempre più complicata. Dopo una timida reazione dell'Albissola, nel finale Sala trova, complice una deviazione, un gran gol che mette al sicuro il risultato. 3 su 3 in casa per un Arezzo che continua a volare, capitalizzando al massimo una giornata più faticosa delle altre. Era una partita difficile, come ho detto ieri, perché tanto la solita frittata, se ne vedono mille di queste situazioni qua, perché viene in campo da noi una squadra ultima in classifica che c'è voglia di far vedere che non è così. Noi veniamo da un periodo dove ci decantano tutti e quindi tutti si aspettano che facciamo un boccone, invece il calcio non è così, l'ha dimostrato la partita di oggi. Però noi abbiamo tentato di isolarci da tutto quello che poteva essere intorno, abbiamo solo pensato che a tentare di vincere la partita. Siamo stati bravi, non abbiamo rischiato niente, non abbiamo concesso niente. È vero che il primo tempo non abbiamo creato tante occasioni da gol, però insomma, la squadra ogni volta che ha tentato di andare ad aggredire ha rubato la palla. Non è stata pericolosissima perché le caratteristiche di quelli che sono in campo sono con due rifinitori e una punta centrale invece che con due attaccanti, perché è così e va bene così. È nata che se faccio il turnover non va bene, se non faccio il turnover non va bene. È nata che ho dei giocatori che secondo me oggi facevano fatica a fare la terza partita consecutiva, e se avessi messo lo stesso modulo davo dei punti di riferimento a loro che non volevo dare, e per le caratteristiche di quelli che sono scesi in campo era meglio partire così. Alla fine non abbiamo sofferto niente, è vero che non abbiamo prodotto come al solito, però se io penso che tutte le volte vado in campo e faccio 10 palle gol come a Torino sono un folle. E va bene così, sono contento per i giocatori. È chiaro che mettendo Mattia aumentiamo il peso davanti, lo vede un cieco, però insomma pensare che lui potesse fare la terza da 90 minuti secondo me era follia, come mercoledì pensare che Belloni potesse rigiocare dall'inizio a Torino era follia. Va bene così, poi i cambi sono fatti, insomma so che ho dei giocatori che se ho bisogno che entrino e facciano quel che devono fare sono in condizione di farlo, come è stato oggi, però insomma, non sono delle intuizioni, sono dei calcoli normalissimi per uno che gestisce tutti i giorni i giocatori che c'ha. C'è stato un momento in cui hai temuto di non riuscire a vincerla, perché visto c'è stata la palla gol di Tassi in particolare, eccetera. Dio, ci sta, ma non succede niente se non la vinco, faccio 0-0, prendo un punto in casa con l'Albissola che a qualcuno fa storcere il naso, e invece purtroppo alle volte succede così, sono delle partite che se uno non sta attento prende pure 2 schiaffi e le perde, io 2 schiaffi tento di non prenderli, quindi chiaro che tutti, io per primo, i giocatori per primi si aspettano che viene in campo l'Albissola e dobbiamo tentare di vincere la partita, ma noi siamo andati per vincere la partita, ho messo Belloni a 20 minuti dalla fine contro la Juve sull'1-1, quindi non fa differenza chi incontriamo, perché sennò do un messaggio sbagliato ai giocatori. Se le vincessi tutte allenerei la Juve al posto di Allegri, invece c'è Allegri, non ci sono io e non è per caso. Magari ci sarà in futuro. No, sono contento di essere dove sono ad allenare questi ragazzi qua, perché sono dei ragazzi che mi danno il piacere di realizzare quello che mi piace. Tento di valorizzarne il più possibile perché se lo meritano. Questa sarà una settimana normale perché non ci sono partite, poi c'è questa trasferta di Olbia, quindi una settimana che sarà utile anche per recuperare energie. Sì, dobbiamo usarla per recuperare energie e lavorare un po' di più perché non abbiamo lavorato la settimana dell'infrasettimanale, come è normale che sia. Tentiamo di mettere un po' di benzina perché fra 15 giorni riabbiamo un Tour de Force, forse il più pesante della striscia di campionato, quindi ora riposiamo un giorno e poi testa all'Olbia.